Buonasera, direi che abbiamo visto una buona partita, è stata fatta una buona partita, è chiaro che adesso sono ancora rammarico e i fumi della rabbia riguardo al finale, che poteva darci qualcosa in più, però insomma cercheremo di analizzare un po' anche questo con serenità. Io dico che si era capito abbastanza che questa era una bella partita, sarebbe stata una bella partita, questa era una partita importante, si era capito che qualcosa questa settimana era cambiato nell'aria, per due cose prima di tutto, per le facce dei miei giocatori, gli occhi dei miei giocatori che questa settimana erano particolarmente convinti di fare una partita importante, di fare una partita possibilmente vincente, ma sicuramente di fare una partita vera qui a Paradona. E ovviamente l'altra cosa che mi ha fatto capire che il vento è cambiato, che inizia un altro campionato, sono state le dichiarazioni di Matteo di ieri, dove chiaramente si vede un pochettino di differenza tra l'esperienza di un coach a livello europeo come Matteo e uno normalmente modesto di Lega 2. È ovvio che questo ha significato due cose. La prima è che ci temevano molto, perché dire quelle cose prima della partita di oggi significa che ci temevano molto, e quindi sono contento che abbiamo rispettato questa idea, perché ovviamente siamo stati bravi a farci temere fino alla fine. Insomma, credo che tutti abbiano fortitudine e abbiano tirato un sospiro di sollievo. L'altra cosa ovviamente era quella di portare a casa un risultato, e credo che l'abbiano portato a casa, perché ovviamente avete visto che i falli sono pari in questa partita. Tengo a precisare che secondo me l'arbitraggio è una partita non facile, è stato buono, però tengo anche a precisare che è matematicamente impossibile che la Fortitudo, per il tipo di gioco che ha, possa pareggiare una fine gara, una situazione falli, soprattutto per tre quarti dove non hanno mai esaurito il bonus. Però, ok? Questo ovviamente non avrei mai detto se non ci fossero state delle considerazioni di ieri, che ovviamente non riguardavano noi, ecco, questo sia chiaro. Mi dispiace che la Fortitudo abbia avuto problemi in passato, e mi dispiace che siamo stati noi a pagarne un po' di conseguenze. Però insomma, diciamo che la partita è stata vibrante, intensa, per uomini veri, e credo che questo sarà un po' il percorso da qui alla fine. Okay? Noi sappiamo che dovremo lottare in ogni partita per ottenere qualcosa, nulla ci è regalato, si è visto anche oggi. Diciamo che mi cresce un po' il rammarico, perché in partite interessanti che abbiamo fatto, belle, importanti, mi vengono in mente i campi di Treviso, Trieste e Bologna, abbiamo fatto sempre delle partite importantissime, e poi sprecando per un nulla, per un'inezia, una vittoria magari anche meritata. Quindi direi che facciamo i complimenti alla Fortitudo, facciamo i complimenti a, assolutamente come sempre, questo gran clima bellissimo che c'è a Paradozza, c'è sempre un'emozione per tutti venire qui, a maggior ragione anche per i miei ragazzi, quelli più giovani. Faccio complimenti ai miei giocatori, è chiaro che martedì ci richiuderemo anche per analizzare le situazioni di miglioramento, perché è evidente che non abbiamo gestito al meglio gli ultimi palloni. Offensivamente e anche difensivamente mi viene in mente qualche fallo un po' blando, un po' molle negli ultimi due minuti, ed è una cosa che non ci si può permettere. Poi ovviamente in questo caso vengono in mente anche altri episodi forse un po' sfortunati. C'è stato un momento dove avevamo un'inerzia completa della partita, mi sembra 4 o 6 punti avanti, e abbiamo sbagliato dei tiri da sotto di tocco 2-3 consecutivi. Forse anche un po' di sfiga, penso, e questo ovviamente pesa, alla fine pesa, peccato, lì non siamo stati fortunati, ripeto, in quel momento lì. Comunque, mi interessava fare la partita al Paradozza, e credo che l'abbiamo fatta, perché comunque anche nei momenti difficili non abbiamo perso la testa, nei momenti buoni abbiamo giocato insieme, e credo che abbiamo messo una difesa all'altezza, a parte forse il primo quarto, primi 12 minuti, all'altezza di una competizione di alto livello come deve essere questo campionato nella fase finale. Abbiamo cercato di dividere un po' l'Egio dal resto della squadra, ovviamente abbiamo pagato qualcosa
su Knox nella prima parte è stato molto bravo lui, nell'ultimissima parte abbiamo sbagliato qualcosa noi, proprio perché forse non eravamo abituati, non pensavamo che potesse produrre una prestazione così importante al tiro anche nei momenti delicati. Dopodiché, come sempre, decisivi sono stati giocatori come Mancinelli in particolare, e questo ce l'aspettavamo, però ribadisco, il complesso della partita deve essere positivo, dobbiamo cercare di ricordarci tutte le cose positive, però sappiamo anche che queste indecisioni, un po', se vogliamo, giovanilistiche, chiaramente quando parlo di giovanilismo non intendo solamente per età, però insomma qualche errore l'abbiamo fatto, abbiamo pagato caro prezzo. Ciao. Una curiosità, però, hai parlato della gestione di tutti i possessi, l'ultimissimo in particolare, dopo la rimessa, dopo il time out, quando ha tirato Giacchetti, che cosa avevi preparato? Cioè, hanno eseguito? Allora, diciamo due cose. No, cioè nel senso, le cose che abbiamo preparato le teniamo per noi, evidentemente. Insomma, credo che insomma, si capisce abbastanza che è difficile pensare di fare un tiro così. Ecco, questo. Però, ma ti aspettavi il fallo da No, assolutamente no, assolutamente non mi aspettavo il fallo. Però ecco, sarebbe riduttivo pensare a questo, poi parlerò con i ragazzi, magari l'ultimo tiro potevamo fare qualcosa di meglio, ma come anche qualche altro tiro precedente e qualche difesa precedente, ecco, questo per correttezza. Se vogliamo, ma anche lì, insomma, adesso stiamo parlando di questione della caprina, abbiamo avuto la sfiga di dover fare quella rimessa in una posizione anomala che ci ha portato via due secondi e mezzo. Facendo una rimessa laterale normale dal prolungamento del tiro libero, avremmo avuto, secondo me, un'identità un pochino più precisa di coinvolgimento per tutti, come spesso siamo preparati a fare in quei frangenti lì. Quella lì, sinceramente, è una posizione anomala per un tiro degli ultimi 8 secondi. Fatti i dovuti complimenti a Mantova per solidità societaria, guida tecnica e rossa allestito. Oggi ha dato una dimostrazione di pallacanestro di altissimo livello, tra l'altro riunita attorno a un giocatore che, secondo me, questa è la mia opinione e lo dico perché ebbe occasione di vederlo la prima volta 3-4 anni fa facendo il telecronista per la LNP alle Final Eight, lui giocava a Ferrara, e rimasi impressionato da questo ragazzo, che sto parlando di amici, quasi giocato una partita dalla piccola titolare nazionale italiana per i prossimi 5 anni. E quindi ribadisco, fatti i dovuti complimenti a Mantova come società, guida tecnica, roster e oggi particolarmente amici, che hanno un valore assoluto. Ma io devo dire due cose, è chiaro che sono molto contento della vittoria, perché sapevo che cominciare questo ciclo casalingo con una squadra così forte, così profonda, così strutturata, con lunghi veri, con una guida come Giacchetti e Giargatti, cioè i giocatori che vivono ad alto livello in questa e anche Jacopo in categoria superiore per tanti anni, era un impegno enorme, enorme. E quindi sono contento, molto contento della vittoria. Sono meno contento, e questo l'ho detto alla squadra, sia nella fine del primo tempo, sia adesso. Sono meno contento dell'aspetto sul quale abbiamo insistito durante tutta la settimana, che non è una cosa che si compra al supermercato, ricordo il presidente del calcio che disse quanto costava la maglia. Abbiamo insistito tutta la settimana, sapendo quale sarebbe stata la durezza mentale della partita, sulla necessità di avere maggiore controllo su quello che noi facciamo e di una maggiore maturità rispetto all'approccio alle partite, perché spesso non sappiamo leggere i momenti, non sappiamo concretizzare dei vantaggi, cioè andiamo più 5 e poi dopo sbagliamo 4 volte di fila al possesso del più 7. Allora, dal punto di vista della combattività, della coesione, della condizione atletica, di un Mancinelli ritrovato, di un Justin Knox secondo me monumentale,
perché 27 punti per un pivot sono 38-40 punti per una guardia. Legion sapevamo che la terza settimana sarebbe stata la più critica in termini di crescita fisica, perché lui partito in questo livello qua per obiettivi così importanti hanno mai giocato in Italia. Quindi sono contento di tutto tranne che della lettura iniziale che abbiamo dato alla gara. Se voi avete visto, siamo andati immediatamente sul ritmo che era più consono a Mantova, che è una squadra più talento di noi. E questo sinceramente mi ha fatto incazzare come una biscia, perché noi non possiamo, io credo questo, essere giovani e avere l'opportunità di stare in una società come la Fortitudo. Spesso io e Cristian Pavani scherziamo sul fatto che ci auguriamo che qualcuno di questi giovani giocatori, quando farà carriera, scriverà nel suo libro di memoria per le abitudini italiane, come Don Gentile verrà scritto a 19 anni. Devo alla Fortitudo molto della mia crescita. Ora, se tu hai l'opportunità a 19, 20, 21 anni, 22 anni di giocare da titolare in una squadra come questa, questo è un regalo che viene fatto, che tu ti meriti, non soltanto con l'impegno nell'allenamento quotidiano, con la crescita individuale, con la crescita fisica, tecnica, ma anche con la comprensione delle situazioni. Cioè non si può andare random per tutta la partita sperando di avere sempre più energia degli altri. E su questo oggi nel primo tempo siamo stati clamorosamente deficitari, perché trovarsi alla fine del primo tempo con 45 punti segnati e avendo subito 44 non va bene. Non lo vedi. Questo è il passaggio che noi dobbiamo fare se vogliamo ulteriormente salire la scalinata del successo, perché io credo che ci qualificheremo nei playoff. La posizione è assolutamente inconferente, come si è dimostrato tante volte, però è chiaro che mi aspetto una crescita soprattutto da parte dei nostri giovani esterni in termini di lettura delle partite. Non è possibile che noi, quando giochiamo contro squadre che giocano intensi a metà campo, giochiamo intensi a metà campo, e quando gli altri corrono corriamo anche noi. L'obiettivo è di avere una squadra, come ci ha dimostrato oggi Mantova, che decide un ritmo e lo fa suo, grazie a scelte, grazie a... Primo tempo abbiamo fatto della roba abbastanza in terra, perché c'era quest'ansia di tirare dopo il passaggio, perché se... questo non va bene, questo non va bene per niente. Il secondo tempo è stato un secondo tempo molto più maturo, dove anche Leonardo, come spesso gli capita, lo dice lui per primo, un po' permaloso, è uno dei suoi pochissimi difetti, forse l'unico. E siccome l'ho mandato a fare in culo in tutte le lingue, lui si è offeso ed è stato bravo, perché nella parte finale della partita, dopo che venendo verso di me gli ho detto: guarda, se non bisogna, si è offeso, adesso bisogna usare per la squadra, per vincere la partita. Poi messo in campo, ha fatto un importante lavoro difensivo, nel quale oggi il protagonista vero della gara è stato, per quello che riguarda noi, il protagonista assoluto sono stati Amici e Justin, poi c'è stato un fantastico Mancinelli, ma per quello che è l'anima di questa squadra, il lavoro fatto alla luce è stato fondamentale. Dopodiché, alla seconda tripla consecutiva, in uscita dei blocchi senza guardare gli Amici, mi ero un po' venuto e ho detto: guarda, questi sono fenomeni, a me mi interessa che lui continui a stancarsi per prendere la palla, perché più non possiamo fare. Quindi proseguiamo il nostro cammino, cominciamo con una vittoria importante, con una squadra fortissima. Abbiamo in casa Iesi domenica prossima, però dobbiamo crescere anche in termini di maturità, perché Muratori, Pavani, Savigni, gli altri soci della società, io... Possiamo aspettare i tempi tecnici della maturazione. Quando hai la possibilità di giocare a questo livello devi anche darti un po' una mossetta, perché se no non va bene. Intanto diciamo che ti sei preso i complimenti dal coach, perché altri possono aver fatto cifre eccetera, però il cambio difensivo e non solo lo hai dato anche tu. Diciamo che oggi hai anche messo due triple, al di là del fatto di poter avere sì, ho fatto più canestro oggi che in altre partite, quello è vero. Sono contento di come ho difeso, anche se sono stato penalizzato da dei falli dagli arbitri, quindi diciamo che nei minuti finali, quando Amici ha messo
quelle tre bombe di fila, mi sono sentito un po', diciamo, colpevole perché non ho fatto il possibile per evitarlo. Lui è un grandissimo giocatore e ovviamente si è scaldato più al Paladozza più che in altri palazzetti, perché come tutti i giocatori che vengono a giocare qua si esaltano davanti al nostro pubblico. E quindi diciamo che siamo stati bravi ma anche un po' fortunati a portarla a casa.